Dunque, io stavo camminando lungo la Battigia per andare a casa, sarano state al massimo le 8:15, ma neanche. E a un certo punto dall'acqua è uscito questo cagnolino, abbastanza cagnolino, diciamo, taglia media tendente al piccolo, più piccolo che grosso, e mi ha cominciato a saltare addosso. Io lì per lì credevo stesse giocando. Poi invece ho visto che di gioco non si trattava, ma si trattava proprio cioè cattiveria vera e propria, mi stava salendo senza nessun motivo, perché non è che io l'avessi provocato. Non l'ha ferita comunque. No, non mi ha ferito, mi ha mozzicato, come dicono in romanesco, abbastanza, però per fortuna non è riuscito a bucare. Lui girava intorno a me a 360 gradi e io facevo lo stesso con lui, cercando anche, dico la verità, di colpirlo, perché mi stavo spaventando molto. I padroni in quel momento dove erano? Allora, i padroni erano due donne, perché erano proprio lì vicino a lui, neanche in costume, quindi non erano in acqua con lui e lo badavano perché erano vestite, e hanno cominciato a venire: signore, non si preoccupi, non abbia paura. Io già stavo urlando e piangendo, perché quando mi spavento mi viene da piangere, e poi in due non sono riuscite a fermarlo. Ho chiesto il nome a questa signora, gli ho detto: lei adesso mi dice come mi chiamo, perché io la denuncio, e non mi voleva dire il nome. Dopodiché è arrivata questa signora, che aveva già assistito, cioè che aveva assistito da lontano alla scena, correndo se era avvicinata, e mi ha fatto telefonare ai vigili urbani, i quali vigili urbani mi hanno detto, dopo circa una ventina di minuti, che erano molto impegnati e mandavano il commissariato, che infatti è arrivato. Quindi, cioè, io ecco, ho avuto uno spavento esagerato, mi hanno detto se volevo anche l'ambulanza, eccetera, perché non so se avevo la pressione a 200-250. L'unica soddisfazione è che almeno gli abbiano fatto la multa.